Bentornati cari amici di Live Social, ma soprattutto della nostra rubrica dedicata al mondo della medicina. Oggi vi parleremo di oftalmologia, ma prima vi voglio ricordare il nostro hashtag interviste e storie. Mi raccomando, cercatelo sul web, sui social, mettete un bel like alle nostre pagine, condividete i nostri contenuti perché sono davvero molto utili ed interessanti, come quello che vi proponiamo oggi. Per l'appunto parleremo di chirurgia oftalmica, estetica e non solo. Lo faremo con l'ausilio del dottor Rocco Adduci. Benvenuto dottore. Buongiorno, buongiorno ai radiospettatori di Roma Capitale, grazie per l'invito. Grazie di essere con noi dottore. Allora, innanzitutto io vorrei che lei si presentasse un attimo, perché lei è un chirurgo oftalmico. Vogliamo spiegare che cosa fa, come nel suo ruolo, insomma. Allora, io praticamente sono un medico chirurgo oculista, mi occupo soprattutto di chirurgia refrattiva, di oftalmologia estetica e poi insomma faccio tutto quello che mi viene richiesto dai pazienti. Comunque la maggior parte della mia attività verte soprattutto sulla chirurgia refrattiva e sull'oftalmologia estetica, e quindi insomma questi sono i miei ambiti. Che cos'è l'oftalmologia refrattiva? L'oftalmologia refrattiva praticamente è tutta quella parte dell'oculistica che comprende i vari difetti di vista, che vanno dalla miopia all'astigmatismo all'ipermetropia. Quindi abbiamo sempre più pazienti che ci chiedono di poter utilizzare questo tipo di chirurgia, che è una chirurgia laser, per togliere i cosiddetti occhiali, insomma. E quindi è anche una richiesta di tipo estetico che ci viene fatta da questi pazienti. Ecco, una richiesta che fino a pochi anni fa era impensabile, che l'evoluzione, il progresso ci hanno portato a rendere possibile. Certo, diciamo che l'oftalmologia, la branca dell'oftalmologia è praticamente quella che ha sfruttato di più lo sviluppo tecnologico, soprattutto per quanto riguarda la parte dei laser, con i laser ai cimeri, e ultimamente è stato messo, diciamo, a nostra disposizione il cosiddetto laser a femtosecondi, che è un laser che agisce nell'ambito dell'infrarosso, che ci permette di fare veramente degli interventi molto molto precisi e soprattutto con un post operatorio molto rapido. Quindi questi pazienti possono tornare molto presto alle loro normali attività quotidiane, e questo è comunque una tecnologia di alto impatto per quanto riguarda i nostri pazienti, e ci viene richiesta sempre di più da questi pazienti la possibilità di poter accedere a questo tipo di chirurgia. Senta dottore, chiaramente l'aspetto estetico conta, ma quando è che è realmente diciamo utile procedere a questo tipo di intervento? Ma guardi, sono questi pazienti che praticamente non riescono a portare più le lenti a contatto, e quindi è proprio una necessità, un'esigenza fisica, oppure da un punto di vista estetico non si vedono bene con gli occhiali e quindi chiedono di poter accedere a questo tipo di chirurgia per poter togliere questi ausili che le danno dei problemi, insomma. Vogliamo spiegare come si svolge un intervento di laser? Ma l'intervento laser, praticamente, innanzitutto bisogna che questi pazienti vengano sottoposti a degli esami preoperatori, perché non tutti possono accedere a questo tipo di chirurgia, e questo va anche in base al tipo di diciamo di ametropia che questi pazienti hanno. Quindi devono essere sottoposti assolutamente a questi esami preoperatori, e poi, se ci sono le condizioni, il laser ormai viene fatto in day hospital, vengono fatti tutti e due occhi nella stessa giornata, e poi ci sono dei controlli post operatori, però diciamo che il paziente nel giro di una settimana, 10 giorni, torna alle sue normali attività giornaliere, anche lavorative. Quindi è una chirurgia molto d'impatto, molto rapida, che dà subito gli effetti. Il senso del risultato finale. Ecco, a proposito di questo, immagino che i suoi pazienti vivano un momento un po' di tra lo sbandato e il felicissimo, quando si rendono conto
di vedere, di essere tornati a vedere bene o di vedere bene forse per la prima volta al termine di questo intervento senza l'ausilio di occhiali o lenti a contatto. Ecco, che tipo di reazione hanno dal punto di vista anche psicologico? Noi diciamo c'è questo effetto wow praticamente, che quando finiamo questa chirurgia, subito dopo li togliamo da sotto il laser, praticamente abbiamo un orologio di fronte e queste persone già iniziano a vedere le lancette dell'orologio senza occhiali, quindi per loro è una trasformazione incredibile. Certo, no, cambia proprio il modo di vivere, cambia proprio la qualità di vita, direi. Certo. Senta, dottore, dal punto di vista invece del recupero post-operatorio, ci diceva che è estremamente rapido, estremamente veloce, però qualche giorno serve, insomma, per adattarsi, per far sì che il trauma del laser comunque venga assorbito. Ecco, allora, fino a poco tempo fa, quando utilizzavamo soltanto il laser ad eccimeri, sì, ci volevano almeno quelle 72 ore, perché poi una volta finito il laser, quando utilizziamo solo il laser ad eccimeri, mettevamo una lente a contatto, perché l'epitelio, che è la parte più esterna della cornea, si deve ricostituire e ci volevano almeno quelle 48-72 ore. Invece adesso con il nuovo laser, che è il femtolaser, praticamente noi questo laser va a creare un flap corneale che poi noi solleviamo e una volta che abbiamo effettuato il laser eccimere lo andiamo a riposizionare, quindi non andiamo a togliere più l'epitelio che portava il dolore, il bruciore, quindi queste persone già nel giro di 24 ore vedono bene e possono tornare alle loro attività lavorative. Eh beh, cioè, trovo che sia davvero uno straordinario passo in avanti per la medicina e per chi ha questo genere di problemi, un cambio di vita di straordinario livello. Ma soprattutto sono i giovani, coloro che devono fare dei concorsi anche per le forze armate, che ci chiedono appunto di fare questo tipo di certo, chirurgia. Perché in questo senso aiuta molto anche nella carriera. Altrimenti loro hanno delle forti limitazioni per quanto riguarda il fatto di poter entrare nelle varie armi, in quanto se hanno dei difetti di vista non riescono a superare i vari concorsi. Certo. Capito? Allora, dottore, diamo qualche riferimento per entrare in contatto con lei. Lei lavora al centro diagnostico medico-chirurgo oftalmologo. Per entrare in contatto con lei in maniera diretta c'è chiaramente il suo cellulare, certo. il 347-000-8516. L'indirizzo in cui si trova è via Pigafetta 1 a Roma. Su Facebook è presente come Rocco Adduci, mentre su Instagram RoXXMeo. Per chi invece volesse inviarle una mail, docadducci@hotmail.it. Dottore, grazie davvero di essere stato con noi, di averci svelato queste grandi novità in ambito oftalmologo. Grazie. Grazie a voi, buongiorno.